Arriva nell'anticipo del sabato la prima sconfitta stagionale del Montevarchi in campionato, 1-0 al Carlo Angeletti di Sinalunga. Deciso a confermarsi sempre vincente in trasferta, il Montevarchi nella quinta di andata trova una formazione determinata, la squadra guidata da Simone Marmorini. Prima del match un minuto di silenzio per ricordare la madre di Filippo Ferri. Il giocatore montevarchino però è in campo, la squadra con il lutto al braccio. È fuori Sanni nell'Aquila, al suo posto Lazzarini, problemi di schiena per l'ex Fortis. Confermato Raspanti in difesa, c'è Sorbini e anche, come detto, un generoso Filippo Ferri. Dirige Russo Di Prato, che farà arrabbiare un po' tutte e due le squadre. Fasi di studio in un terreno che a tratti è viscido per la pioggia e il pallone schizza. Al 16esimo da Daveri a Sorbini il tiro debole è parato, al 26esimo Daveri per Vangi e il sinistro è deviato dal portiere di casa Marini. Al 45esimo Vangi viene atterrato in area, l'ennesimo rigore reclamato dal Montevarchi in questo avvio di stagione. L'arbitro, come accadde anche a Tavernelle con il San Donato, anziché fischiare il penalty, manda tutti a bere un tè nell'intervallo. Gli spettatori, numerosi all'Angeletti, hanno la possibilità di salutare Carletto Caroni. L'Aquila, con lui, vinse il campionato e la Coppa Italia 83-84. Dopo questo amarcord, una ripresa al calor bianco. Al secondo minuto, Daveri. Il tiro è deviato, poi Sorbini mette in rete, ma c'è fuorigioco. Al sesto minuto, Sorbini, Stefanelli, tiro cross non sfruttato. Al 12esimo però si vede anche la sinalunghese con Montagnoli di testa, è un super Lampignano, dice no. Botta e risposta, Vangi per Ferri il piattone e la parata di Marini. 17esimo sinalunghese che prende campo e guadagna metri al tiro con l'immarcabile Redi e di pugno Lampignano. Ancora una volta decisivo il portierino al 33esimo su colpo di Redi, ma il Montevarchi sta arretrando troppo e al 35esimo arriva il gol partita. Conclusione da parte del giovanissimo 98 Claidi Bechirai, ma fa tutto Redi, un pallone invitante da mettere solo nel sacco. Per il Montevarchi è tempo anche della prima riflessione.